Codma di Rosciano anche quest'anno per la festa del socio della BCC di Fano, un momento importante non solo per i soci che vivono un momento di convivialità, di armonia, di comunione, si balla, è una festa vera e propria, ma è anche un momento per la banca, per i vertici della banca, per comunicare ai propri soci, a coloro che hanno dato fiducia, quali sono gli andamenti, qual è lo stato di salute, un po' il termometro. C'è la semestrale che si è chiusa da poco, quindi i numeri ci sono per prospettare quello che è lo stato di salute della banca. Uno stato di salute buono, lo sentiremo dalle parole del direttore generale, ma anche nelle parole del presidente, che sentiremo la voglia di essere la BCC di Fano sempre di più l'istituto di credito di riferimento di questo territorio. Sentiremo parole come comunità, come banca dei cittadini, banca del territorio, risuonare nelle parole e nelle considerazioni, perché ora come mai una banca come quella della BCC vuole essere una banca che cuce attorno al proprio cliente, al proprio imprenditore, il prodotto migliore per lui e dà il consiglio migliore. Questo è un po' il fil rouge di questa giornata a tutto tondo, festa del socio, ma anche un momento per ringraziare coloro che nel 1977, e sono 28 quelli che sono stati premiati, hanno dato fiducia alla banca diventandone soci. E noi siamo qui ancora una volta con le nostre telecamere per mostrarvi questa serata di festa, la sera dedicata al socio e alla BCC. Buonasera, benvenuti, grazie per essere qui a questo appuntamento annuale che la BCC di Fano vuole caparbiamente ogni anno realizzare, un appuntamento che ormai possiamo dire pluriventennale, così mi hanno detto, insomma dagli anni 90 in poi con assiduità e frequenza si realizza, e in questa giornata di festa, perché a tutti gli effetti è una giornata di festa, la BCC di Fano ha sempre voluto premiare i soci che sono entrati nella compagine sociale. Quest'anno verranno distribuite 28 medaglie ad altrettanti soci entrati nella compagine sociale nel 1977. Non sono tutti presenti, non tutti 28, sono 21 almeno a quello che era il totalizzatore pochi minuti fa. Quindi insomma coloro che sono qui presenti riceveranno seduta stante dalle mani del Presidente e dal Vicepresidente la medaglia. Una medaglia molto bella che è già pronta lì sui tavolini, quindi io senza indugi chiamo Romualdo Rondina, il Presidente della BCC di Fano. Buonasera Presidente, e anche naturalmente Giacomo Faccioni, il Direttore Generale. Allora, prima di iniziare con le premiazioni, credo che una riflessione la dobbiamo fare. Noi ci definiamo banca dei soci, quindi non possiamo non ricordare la compagine sociale, lo facciamo ogni anno premiando i soci più anziani, non di età, anziani di iscrizione. E naturalmente il motivo per cui sottolineiamo questo aspetto è perché siamo banca, lo ripeto, dei soci con un fine mutualistico. Il fine mutualistico vuol dire che dobbiamo lavorare nel complesso, dico non soltanto dal punto di vista bancario, creando vantaggi per i soci. I vantaggi sono i più diversi, adesso non li stiamo a elencare, però noi nel territorio di Fano abbiamo un sacco di iniziative, facciamo tante sponsorizzazioni, ma c'è di tutto. Quindi possiamo definirci banca dei soci. Io aggiungerei però un altro concetto, che è banca del territorio. Sulla banca del territorio possiamo dire, aggiungere tante altre cose, perché poi evidentemente il nostro territorio è Fano, però non è soltanto Fano. Noi stiamo sostenendo svariate iniziative nel territorio. Adesso non voglio fare l'elenco, ma c'è di tutto. Poi
se ci vogliamo fermare su Fano, abbiamo proprio quest'estate, già dall'inizio dell'anno, il Carnevale, poi c'è stato la Fano dei Cesari, poi c'è stato Vitruvio e poi c'è stata la festa del Brodetto. Noi su tutte le iniziative ci siamo, questo vuol dire che siamo banca del territorio. Essere banca del territorio è fondamentale, ed è fondamentale anche perché chi è, diciamo, nel territorio, chi è cliente di una nostra banca può facilmente raggiungere direttore, vice direttore, titolare dello sportello, presidente, vicepresidente, può parlare. Noi vogliamo essere banca dei soci, banca del territorio, e poi ci aggiungiamo anche un'altra definizione che sta andando avanti, banca di comunità. Qui andiamo un pochino su altri aspetti, il fatto di essere dentro un territorio significa anche essere attenti a quello che succede nel territorio, e su questo veramente le iniziative le stiamo facendo sempre di più, e sono interventi fatti nel campo sociale, nel campo, diciamo, allargato in senso dell'assistenza dei vari, su vari aspetti, ma su questo, diciamo, poi siamo pronti per altre iniziative. Quindi non aggiungo altro, ma questi tre aspetti ci fanno sicuramente la distinzione rispetto alle altre banche. Grazie. Grazie Presidente. Allora, visto che ci siamo, andiamo avanti senza indugio, perché naturalmente, essendo un momento di festa, la cena incombe. Allora chiamiamo adesso subito i premiati, li chiamiamo in ordine di entrata nella compagine sociale, proprio in tempo, diciamo, chiaramente di giorni, di calendario. E quindi il primo che riceve la medaglia per essere entrato nella compagine sociale nel 77 è Giuliani Paolo, 26 gennaio 1977, ho pensato bene, ecco la medaglia che vedete, la consegna direttamente il presidente. Come prima ho avuto modo di fare una chiacchierata, vorrei chiederti magari se puoi dirci qualcosa sulla tua esperienza. Lo ricorda quel giorno? Era il 26 gennaio, lo ricorda? Ricordo che avevo preso il posto di un mio zio che era morto, in pratica, e ecco. Io ero subentrato. Quindi continuità familiare. Esattamente. Va bene, grazie. Però lui mi aveva detto prima che avere un rapporto con una banca del territorio è cosa diversa, che magari, adesso non faccio il nome, ma di una grossa banca a livello nazionale, perché non si arriva mai a parlare con qualcuno che poi prende le decisioni. Questo qui penso che sia un fatto che è importante. Molto importante quando si riesce ad avere un colloquio diretto con il responsabile, che ti dà immediatamente risposte, quando invece devi prendere un numero e aspettare che ti diano un appuntamento, la cosa non è gradita. No, va bene, con la BCC è ok. Va bene, grazie. Grazie Giuliani, grazie. Allora, chiamiamo sul palco Perelli Giancarlo. Perelli Giancarlo c'è? Entrato nel febbraio del 77, appunto, come funzionario. Riceve, ecco, un po' più avanti, così i fotografi riescono a fare delle foto. Bene. Tombari Ezio c'è? Riceve dalle mani del direttore generale, a favore di camera e anche di fotografi, così immortaliamo questo momento. Grazie Ezio. Brucia Carlo, che nel marzo del 77 ha pensato bene di diventare socio della BCC. Ecco, però qui Carlo non se la cava così facilmente, no? Qualcosa deve dirci. Ma io ho fatto parte della Cassa Rurale sia come socio iniziale, poi come imprenditore, quindi prima ero insegnante, poi come imprenditore e poi adesso come pensionato. Però diciamo che la realizzazione delle medaglie, quando è iniziata, io ho fatto scultura a Roma e quindi ho progettato le medaglie per l'allora direttore Venturelli. Ecco.
Quindi ci tengo particolarmente a questa premiazione perché poi valorizza il nostro territorio. Grazie, grazie. Anche per lui la medaglia, prego Carlo, eccola qui, insomma, a favore di fotografi e anche dell'operatore. Grazie, un po' più verso il centro, non siate timidi. Gabriele Licio, che nell'aprile del 77 è diventato socio della BCC, anche lui riceve la medaglia da questa parte, prego, anche voi a favore di fotografi. Vorrei aggiungere anche una cosa importante di questa banca, che praticamente anche con i consigli mi è stata utile, non tanto dal lato, diciamo, finanziario, ma soprattutto con i consigli, perché io ricordo bene un loro slogan che diceva: i frutti migliori maturano con il tempo. E ho seguito questi consigli e mi sono trovato molto bene. Allora, Mezzolani Claudio, dov'è Mezzolani Claudio? Eccolo qui. A maggio, nel mese di maggio, nel mese della Madonna, ha pensato bene di avere il pensiero di diventare socio. Anche per lui una bella medaglia imprigionata in questi cubi di plexiglass, molto bello. Ecco Eusebi Luciano, prego, per la foto di rito, ricordo che anche questo fa parte di un bel momento. Ecco Montagna Alberto che sale sul palco, anche per lui il mese di maggio è stato un mese ispiratore, prego un po' più verso la spia. Volevo ringraziare la banca e tutti i collaboratori, dal presidente, i consiglieri e tutti gli operatori, perché sono stati sempre molto bravi quando ho chiesto qualcosa, insomma c'è stata una bella collaborazione in tutta questa vita. Perché ha pensato di diventare socio? Qual è stata la cosa che l'ha spinto? Perché avevo bisogno dei soldi. Ecco, che mi sembrava più giusta. C'era diciamo l'1,5% di sconto. E quindi andava bene. Perfetto. Va bene. Ognuno ha le sue motivazioni, tutte valide. Sì, sì, grazie di tutto. Complimenti ancora. Grazie. Bastianoni Giuseppe, venga sul palco. Eccolo qua. Con fare baldanzoso, un applauso per Bastianoni Giuseppe, anche lui a maggio. Giuseppe, complimenti. Grazie. Oltre a ringraziare la BCC, voglio rivolgere un pensiero a quello che mi ha dato una mano per partire, il signor Fabbri. Così, Armando Fabbri, che tutta. Ho aperto la bottega per il mio lavoro, facevo il marmista, e nessuno, ho preso un appalto e nessuno mi dava 500.000 lire per iniziare questo. Il signor Fabbri mi ha messo a disposizione 3.000 lire, grazie. Grazie. Anche questo è importante, valutare la progettualità al di là della garanzia, perché gli inizi sono difficili per tutti e anche quello che stiamo facendo per i giovani va in questa direzione, bisogna dare coraggio. Bene, grazie. Benissimo, ecco la medaglia a favore di fotografi. Castellani Valentino, mi sembra che ci sia anche una conoscenza personale, per cui è duplice la valenza di questo riconoscimento. Io vorrei dire che Valentino è uomo della cooperazione, perché non è soltanto nella banca di credito cooperativo, però era anche figura con responsabilità nel campo della cooperazione. Adesso sei in pensione, continui a lavorare, com'è? Stiamo finendo gli ultimi periodi per finire, che siamo andati avanti fino a poco qua. Poi però ora, anche vista l'età, è il caso di stare bene a questi discorsi qua. Comunque una cosa è certa, quella cosa da mettere il punto
su questi, su queste cose che hai elencato tu, insieme. E avere l'occhio ben attento, aiutare i giovani, perché aiutare i giovani vuol dire seminare qualcosa, e quindi siccome per seminare, per accogliere bisogna seminare, quindi a questo punto aiutate i giovani, non fateli paura a spendere soldi per le banche, capito? Questo. Ah, veramente grazie. Noi adesso volevo proprio fare una considerazione, stiamo facendo un bel intervento per consentire ai giovani che hanno voglia di studiare ugualmente anche di avere un finanziamento per la durata degli studi universitari. Lo stiamo facendo e credo che abbia successo, perché poi magari quando è alla fine che uno si è laureato e poi lavora, credo che sia anche nella condizione poi di rimborsarci il prestito. Lo stiamo facendo a tappeto. Chiaramente ci aspettiamo anche che questi ragazzi poi si impegnano negli studi universitari, però veramente ricordate una cosa fondamentale, perché poi il mondo va avanti con i giovani e sicuramente i giovani hanno bisogno anche di essere, diciamo, aiutati e soprattutto anche di avere dei valori. Il valore della cooperazione è un valore importantissimo. Giacomelli, Americo, qui siamo già arrivati a giugno, a metà dell'anno 1977. Eccolo qui a favore. Taddei Rinaldo si avvicenda sul palco. Anche lui diventato socio a giugno del 77. Riceve la medaglia dall'assessore Tien Lucarelli, prego, a favore dei fotografi. Barbaresi Mario, eccolo qui. Baldanzoso sale sul palco, anche con fare atletico, non da poco, dal... Mario, grande dal direttore. Sportivo, quindi chiediamo anche a lui di parole. Ecco perché, insomma. Forma. E nel 77, quando ho aperto il negozio di articoli sportivi, non mi ha aiutato nessuno, solo voi altri. Poi, quando dopo ho intestato i muri, sono arrivati anche tutti gli altri, ma io sono rimasto sempre fedele nel tempo. Bene. E credere nel progetto, questo è importante. Fedeltà, Mario, e fiducia. Prego, se venite un po' più in qua. Barbaresi Mario, anche lui socio, entrato nella compagine nel 77, come avete sentito dalle sue parole. Direttore, allora un momento di festa, un momento di comunione con i vostri soci e clienti, però è anche un momento per fare un piccolo bilancio di quello che è ad oggi, insomma, l'attività, i conti, i numeri della banca, perché poi la banca espressione anche numerica, e quindi i numeri devono essere a posto. Sicuramente questo è un momento di comunicazione ai soci relativamente all'andamento della banca del primo semestre, di solito è la semestrale che portiamo all'attenzione dei nostri soci, che sono i principali nostri portatori di interessi. Numeri sicuramente molto positivi, numeri direi in crescita sia da un punto di vista di persone, oltre 500 clienti nuovi nel primo semestre, di questi 250 soci, quindi siamo a un rapporto quasi del 50%, questo è importante perché al di là dell'apprezzare la professionalità dei nostri collaboratori, del far banca, ma probabilmente vogliamo scelti anche perché c'è qualcosa in più in termini di rapporto con il territorio e ci vogliamo diventare anche sempre più banca di comunità. Una banca che mette in relazione i vari soggetti economici, finanzia le nuove idee, attrae nuovi bisogni ed è protagonista su questo territorio. Per quanto riguarda i numeri, abbiamo raggiunto il 1.800.000.000 di fondi intermediati. Soprattutto abbiamo avuto una crescita della raccolta. La raccolta globale si avvicina al 1.100.000.000 di euro, più 27 milioni. 7 milioni la crescita della raccolta diretta e 20 milioni la crescita dell'indiretta, in particolar modo forme tecniche di raccolta gestita.
Questo tendo a sottolineare perché sta crescendo anche la sensibilità della nostra clientela. Questo è importante, grazie anche credo alla nostra consulenza, ci permette di far apprezzare diversi prodotti. Nel periodo dei tassi bassi, zero se non negativi, è importante diversificare il portafoglio, cercare di fare scelte di investimento anche di medio e lungo termine, e qui abbiamo avuto un'ottima crescita anche della componente di protezione per quanto riguarda previdenza e banca assicurazione. Crescono anche gli impieghi. Un ottimo equilibrio economico, perché l'utile al 30 giugno è pari a 4,5 milioni. Ci sono chiaramente delle componenti anche straordinarie, ma questo ci consente di rafforzare il patrimonio a 97 milioni di euro di fondi propri, con un 17,1% di CET1. Questi sono gli indicatori bancari, ma quello che importa sono poi anche quegli indicatori che ci permettono di svolgere al meglio l'altro ruolo sul territorio. Ecco, il fatto di avere sempre più clienti che vengono da voi, che hanno fiducia e mostrano fiducia nei vostri strumenti finanziari di risparmio, insomma, è un sinonimo anche di aver costruito nel tempo un rapporto fiduciario. Noi cerchiamo di investire nel lungo termine, soprattutto anche nei giovani, perché i risultati non verranno immediati, ma sicuramente ci consentirà di far crescere il territorio e soprattutto di creare valore aggiunto, che questo è un altro aspetto importante. Per quanto riguarda poi anche la politica nei confronti della clientela, mentre le altre banche chiudono sportello, noi invece investiamo, abbiamo ristrutturato alcuni sportelli, perché riteniamo che ogni cliente debba scegliere il canale migliore, più consono alla propria operatività. Quindi il canale tradizionale dello sportello è importante, magari rinnovato anche con l'introduzione di casse automatiche, casse self-assistite, perché è importante lavorare sull'automazione, senza dimenticare il canale telematico, che ormai transa volumi veramente importanti. Quindi multicanalità, attenzione, ma attenzione anche ai costi. E questo ci teniamo perché chiediamo anche che venga riconosciuto da parte della nostra clientela. Come slogan, no, le BCC hanno a cuore il proprio territorio, spero che anche il nostro territorio abbia a cuore la BCC, in modo che ci permetta di differenziarci anche rispetto alle altre banche. Allora venga vicino al palco e salga su Di Sante Marco. Di Sante Marco, eccolo qui, lo vediamo. Ci dice un po' come è stato coinvolto nell'essere socio della banca, perché molti ci arrivano anche così. Sì. L'ho ereditato da mio padre l'ha ereditato da mio nonno, quindi è una cosa, siamo stati sempre fedeli alla... Sì, ma è un dato, noi ci accorgiamo che alla morte magari di un genitore ci sono poi gli eredi che subentrano, e quindi questo è un fatto positivo, vuol dire sì, che che andava bene, erano soddisfatti della banca. Quindi lei era la terza generazione di passaggio? Sì, sì. Beh, insomma. Benissimo, allora complimenti per la fedeltà e la fiducia nell'istituto, riceve anche lui le foto, ecco, anche da questa parte. Benissimo, venga sul palco Gambelli Orlando. E bisogna che questa intervista la faccia io, perché ci conosciamo da sempre, lui è uomo di sport, ma soprattutto è stato, perché poi adesso hai smesso l'attività, no? L'attività l'ho smesso. Allora, l'attività tua era un'attività preziosa, perché lui era disponibile sempre, quindi la macchina, si fermava la macchina, 24, veramente, H24, che poi è fantastico, però adesso mi dici un po' cosa stai facendo, che... Hai smesso? Adesso sono in pensione, ho lasciato l'attività, comunque grazie alla BCC nel lontano 77 mi sono rivolto nella banca, che avevo bisogno di un prestito per partire, e io l'ho considerata da quel momento una banca amica, una banca veramente amica fino a oggi. Adesso la mia attività la proseguono dei miei ragazzi che ho tirato su, adesso mi dedico al calcio e alla nipotina e faccio il nonno. Il direttore generale è stato un calciatore bravissimo sulla fascia sinistra. Ah, però! Da dove arrivavano dei cross fantastici. E da lì, anche da quando hai cominciato a operare nella banca,
è salito sempre più in alto fin quando arrivare direttore generale. Complimenti. Grazie, questo mi fa ancora più piacere, più che nel discorso di banca, ma in banca bisogna giocare a tutto campo, perché veramente il gioco di squadra mi è rimasto e cerco di portarlo sempre ai miei collaboratori, quindi grazie anche a quell'esperienza e grazie al Presidente. Grazie, allora anche lui riceve la medaglia a favore del vecchio Mario, si avvicenda con Gambelli sul palco. Anche Mario riceve la medaglia a favore di Camera per immortalare questo momento, insomma un riconoscimento importante. Fossa Luigi, ben arrivato, piacere. Ecco, si avvicina l'assessore Etienne Lucarelli, complimenti per il look, devo dire impeccabile. La mia azienda è iniziata nel 76. E sono partito con i fidi che mi ha dato la BCC. Se non c'avevo quella banca non avevo l'azienda, che tuttora oggi da lavoro a 32 persone. Grazie, adesso io chiamo, siamo alla fine, chiamo Leonardi Federico. Leonardi Federico, fotografia, diritto, insieme al direttore generale, venga sul palco Baldelli Mezio. Mezzo, sul finire dell'anno 1967 sei diventato socio. Una volta aveva nella piccola mia azienda, facevo l'autotrasportatore, c'aveva bisogno e c'era quella volta, ho chiesto un piccolo prestito, senz'altro, e può venire benissimo, anche socio. E così solo posso ringraziare a tutti i colleghi della banca, iniziando il direttore e tutte via. E tuttora mi trovo contentissimo. Le foto di Rito, e venga sul palco Pagnoni Lorenzo. E adesso ultimo, ma non ultimo, chiamiamo sul palco Sabatini Marcello. Foto di Rito insieme all'assessore. Bene, siamo arrivati in fondo alla consegna delle medaglie, che ripeto sono 28 quelle destinate a tutti i soci entrati nel 77, ne abbiamo consegnate 21 perché gli altri non erano presenti questa sera, ma la riceveranno comunque. E dicevamo prima con il Presidente che il gioco delle bocce sta sempre più diventando un gioco che ha il bollino BCC, e quindi perché no, appunto, andiamo a premiare i vincitori del torneo, appunto, di bocce della BCC di Fano. Quindi io inizierei con omaggiare il più giovane giocatore e il più anziano. Sembra che il più anziano non c'è, ma lo citiamo, è Bussaglia Antonio, mentre la più giovane, la chiamiamo subito sul palco e fategli un bel applauso, è Piastra Amelia. Ciao Amelia, benvenuta. Allora adesso il Presidente ti consegna un piccolo omaggio, però io prima di tutto ti devo fare una domanda, perché tu sei una teenager, ma perché le bocce? Perché è uno sport bello e ti concentra molto. E comunque impari a stare con altre persone e si trovano tanti amici. Bene, tu, e quindi è chiarissimo, un applausone. Ma i videogiochi ti piacciono? Sì. Però ti piacciono anche le bocce. Benissimo. Senti, cosa ti piace delle bocce? Qual è la cosa che ti piace di più? Bocciare, approcciare, accostare? Qual è la cosa? Bocciare. Bocciare. E però vincere. E vincere anche, giustamente. Allora, grazie. Ancora un applauso per questa teenager che ha scelto le bocce come suo sport. Direttamente dal Presidente, brava, complimenti e tanti auguri per il tuo futuro più roseo possibile da giocatrice di bocce. Grazie, grazie Amelia. L'abbiamo reperito, Bussaglia Antonio, eccolo qua, complimenti,
giocatore più age, diciamo così, insomma, anziano, più di esperienza, diciamo così. Giochiamocela così, il giocatore più di esperienza. Anche per lei un omaggio. Insomma, sei stato campione anche a livello regionale, per cui anni 70, 80, 90, insomma, hai giocato a grossi livelli. Quasi tutti gli anni vincevo le gare e avanti. Hai visto che anche insomma, i ragazzini, insomma, le giovani leve si appassionano a questo gioco? Ci sono molti da noi, la Borsofia di San Cristoforo, ce ne sono parecchi, sì. 8-10 ragazzi che giocano molto bene. Bene, insegnategli tutti i trucchi, grazie. Come sempre avviene, partiamo dai quarti, giusto? Allora, la coppia Lisotta Cristiano e Tinti Mattia dell'agenzia di Lucrezia, prego. Compagno non c'è, ottimo giocatore di categoria A, fa campionati anche a livello nazionale. Ci siete BB e Bibò, perfetti, fantastici. Allora, un applauso anche a loro. Ha già vinto Cristiano già l'anno scorso, mi sembra. Insomma, vabbè, sei un abitué. Sempre un piacere partecipare a una gara. Benissimo, grazie. Allora, passiamo ai terzi classificati. Allora, Antonioni Giannetto e Tomassini Mario, eccoli qua. Dalla Vespa alle bocce, il passo è breve. Validi giocatori non classificati, però di sostanza, diciamo così. Siete di sostanza. Un bel cesto anche per loro, dell'agenzia di Sant'Orso, ve la siete insomma dovuta duellare. Insomma, terzo è un bel... Un buonissimo punteggio, dai. Benissimo. Per la prima volta che giochiamo va bene. Va bene, che ne farete dei dolci? Li mangiamo insieme a te. No, io passo, va bene, passo, bene. Foto di rito, grazie, complimenti. Adesso chiamiamo i secondi classificati. Per l'agenzia di Lucrezia salgono sul palco Bartoli Dario e Ordonselli Paolo. Benissimo, allora, Bartoli, chi è Bartoli? Bartoli, allora, Bartoli, lei l'hanno definita una macchina da guerra, è vero? Però, cosa è successo? Ce lo racconti lei, all'ultima boccia, insomma. L'ho sbagliata, quindi invece di vincere ho perso. Ecco, molto, molto, molto pragmatico. Per un punto Martin perde la cappa, insomma così. Gli è venuto un po' il braccio del vincitore? No. Giocatore di grande esperienza, di grande livello, campione di diverse categorie A1, campione addirittura europeo. E più volte campione italiano, quindi adesso noi gli abbiamo fatto una battuta, però anche questo succede. Anche Baggio ha sbagliato un rigore, quindi insomma, ci può stare, per cui no, va bene, è più giusto così. Comunque complimenti ai secondi classificati, ancora un applauso. Prima di impalmare i vincitori salga sul palco il direttore di gara Volpini Atos. Un applauso anche a lui, perché il direttore di gara è importante. Più importante sono i giocatori. Ho capito, però voglio dire anche lei. Si fanno cercare di rispettare le regole. Le regole ci vogliono, la banca le regole, anche le bocce le regole. Certo, vanno rispettate. Vanno rispettate. Prego, il giusto omaggio anche a lei, Atos Volpini, il direttore di gara del torneo di bocce BCC. Grazie. Grazie per il suo impegno. Quindi adesso siamo arrivati al momento clou. Salgono sul palco, il rullo di tamburi non c'è, battete i piedi, fate un finta di battere i piedi. Vengono sul palco Solazzi Claudio e Pedinelli Roberto. Chi è Pedinelli? Il campione lui. Ecco, però il compleanno è il suo, mi hanno detto. Vedi? Mandato le dritte. Ecco, andiamo sul pesante, come
il compleanno a lui, quindi auguri doppi, grazie e auguri e complimenti per la vincita. I vincitori del torneo 2019 di bocce della BCC, Solazzi Claudio e Pedinelli Roberto. Io voglio dire che se questa iniziativa è partita e sta andando avanti, lo dobbiamo a Stefano Calibani, perché in effetti quest'anno qualche complicazione con l'associazione, con il comitato provinciale. Io ho detto, guarda, che non possiamo smettere di fare questa iniziativa, fa tutto quello che è possibile, se c'è da fare assicurazioni particolari, qualunque cosa, continuiamo a farlo. Io dico che uno come Stefano deve, anche quando poi andrà in pensione, ma devi continuare a organizzare questa gara, perché per noi allora vado in pensione, no. E come ho ho detto, sì, te lo condizioniamo, perché veramente è un grazie sincero a Stefano, perché veramente ogni anno poi riusciamo a farla, anche se magari ci sono alcune complicazioni. Grazie veramente sincero di nuovo e congratulazioni a voi. La gara dell'amicizia, però abbiamo incontrato degli avversari abbastanza tenaci. Comunque, grazie di tutto, ci siamo divertiti insieme, quindi grazie. Arrivederci al prossimo anno. Grazie mille, grazie, grazie. Bene, grazie a tutti i partecipanti per l'impegno, anche chi non ha vinto ma ha partecipato solo. E direi che è tutto per questa fase della festa del socio. Grazie presidente, grazie direttore per essere stati qui sul palco, grazie anche a Etienne Lucarelli in veste di amministratore in rappresentanza del comune, e grazie a tutti voi per essere qui. Quindi vedo che già siete sulle fila, e quindi io direi a tutti quanti un buon appetito. Sicuramente oramai questa è una iniziativa che viene conosciuta, anche il mangiare, sapete che andiamo sul sicuro, quindi buon appetito, e poi magari sarà l'occasione questa volta anche di trovarci nei tavoli. Bene, di nuovo, ci vediamo. Il presidente ci ha tenuto a dire che ti devi portare sulle tue spalle questo fardello anche una volta che avrai appeso al chiodo il vestito da bancario, quindi insomma ormai... È una condanna. È quasi una condanna, però devo dire che i numeri sono dalla vostra parte, tanti partecipanti ogni anno, piace tanto questo momento della banca. Sì, è vero, è una formula che un pochino ho riscoperto, perché secondo me le bocce sono uno sport antico dal cuore moderno, e la gente vuole questo mettersi insieme, questo unire Davide e Golia, perché a volte non lo incontri neanche Golia, ma a volte Davide veramente batte Golia. E poi così una persona che magari sta a Pesaro gioca con uno che abita dalle nostre parti, quindi formare anche delle coppie che altrimenti non giocherebbero mai. E nel tessuto sociale, devo dire, della nostra compagine, le bocce ne fanno parte. Ecco, abbiamo visto anche sul palco il giocatore più giovane e quello più anziano, un divario di età incredibile, quindi il gioco delle bocce è un gioco uno sport per tutti veramente. È uno sport per tutti, quindi con un'ampia gamma di età. Poi i giovani, è anche vero però che dopo un po' molti si fermano, perché magari attratti da altri sport più remunerativi, anche poi le compagnie contano a loro livello, bisogna ammetterlo. Certo, anche quest'anno un bel torneo, tante coppie vincitrici, un bel omaggio, un cesto, naturalmente come senso di riconoscimento, però un bel momento anche questo nella festa del socio. Sì, questo è per cementare appunto il radicamento del territorio della banca. Abbiamo anche scelto dei produttori locali per con cui omaggiare le coppie vincitrici. E vedo che tutti apprezzano più le cose così mangerecce che quelle di latta. Bravissimi, siamo su Onda anni 80.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto il ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Sempre più in alto si va, e ora vola con me, in un temato perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone, per far confusione, fuori e dentro di te, e ora vola si sta, sarà perché ti amo, e ora vola con me, e stammi più vicino, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone, per far confusione, fuori e dentro di te. Sì, anni 80! Assessore, allora la vicinanza dell'amministrazione comunale ogni anno qui a Festa del Socio è presente, perché comunque una banca del territorio è una banca che è nel tessuto sociale della città. Sì, e questo per noi è molto importante. L'essere banca del territorio per questa banca è veramente un elemento fondante, vicino ai giovani, vicino agli anziani, vicino alle associazioni, vicino alle imprese che tutti i giorni, insomma, esprimono le loro difficoltà in questo mercato, ma che trovano dei consigli importanti in un istituto di credito che obiettivamente dà veramente tanto supporto a tutto il territorio. Quindi noi amministrazioni gli siamo vicini, come, devo dire la verità, questa banca è vicino all'amministrazione anche quando insomma fa le sue richieste. Quindi devo ringraziare l'istituto di credito per essere veramente una banca del territorio. Ecco, manifestazioni di punta della città come la Fano dei Cesari, come il Carnevale, vede la BCC in primo piano tra i supporter di queste iniziative che fanno conoscere Fano nel territorio nazionale. Assolutamente, noi ci spendiamo perché crediamo che queste manifestazioni siano un supporto economico, un volano turistico, abbiano un'importanza commerciale importante. Credo che la banca appunto lo sappia e quindi dia il suo supporto personale importante a queste manifestazioni, che altrimenti senza il contributo di sponsor come questa e di tante altre aziende, devo dire, che danno un grosso supporto agli eventi, non si potrebbero realizzare. In questo caso grazie veramente alla banca, che è vicino a noi e anche in questi momenti dimostra di voler stare vicino alle persone in un momento come questa, creando una festa aperta a tutti i soci, una banca che cresce di giorno in giorno in propria presenza di associati, è un segno importante di vicinanza alle persone. C'è l'amore, ce n'è tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte, tu pensi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai, un lavoro strano tu, ma va là che lo sai, mi sta da vicino, tu sei più bella che mai, baci da minuto, tu non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare, tu che brucia sei tu, marcia in più ed un po' di follia, ma tu basta perché tu come lei non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me, al mondo siamo io